In passato sono stati una squadra gloriosa e vincente, recentemente sono stati una squadra giovane e con potenziale. Lo scorso anno, semplicemente, la squadra più scassata della Lega. Sarà nostro compito riportarla in auge nelle prossime due stagioni per farle vincere un titolo che manca da 19 anni, letteralmente, from zero to hero. Amici del meraviglioso gioco del baseball, ai microfoni Matthew Torgard per introdurvi al primo episodio della Zero to Hero Challenge, la seconda stagione che torna dopo l'anno scorso con i Colorado Rockies. A questo punto ha una sfida ancora più difficile, ovvero prendere la peggiore squadra della storia del baseball, ovvero i Chicago White Sox, e portarla a vincere quel titolo che manca dal 2005. Dico peggiore della storia perché è capitato proprio nello scorso anno, nella stagione appena conclusa meglio, che i White Sox abbiano perso 121 delle 162 partite di stagione regolare disputate, e questo appunto l'ha relegata come la peggior squadra di sempre, di tutta la storia del gioco. In un concetto che potremmo chiamare squadra, ecco, diciamo che con i White Sox facciamo un po' fatica a chiamarla squadra, perché è una cozzaglia di giocatori non ben definita con qualche esperto qua e lì. Uno giocatore forte ci sono, uno di quei giocatori esperti è Martin Maldonado, che qui batte questa palla, ma Maldonado è un paracarro sulle basi e viene eliminato, nonostante una grande difesa, va detto, del seconda base dei Tigers. È una battuta molto interessante di Maldonado, una delle poche in realtà, perché i White Sox, un po' come nella vita reale, fanno veramente tanta fatica. E qui andiamo direttamente nella parte alta del nono con un lancio che palesemente è uno strike, ma l'arbitro probabilmente ha preso da quelli veri e non chiama uno strike gigantesco. Evidentemente l'arbitro è del Michigan e vuole favorire i Detroit Tigers, chiamata ingiustificata da parte del direttore di gara che forza il quinto lancio di Wilson sul contropieno. Nella battuta, in tutto questo, c'è Cary Carpenter, uno dei giovani più promettenti dei Detroit Tigers. Lancio di Wilson, impatto di Carpenter, palla lunga e profonda a destra, palla profonda a destra, addirittura oltre le recinzioni, fuori campo di Cary Carpenter, 3-1 per i Detroit Tigers. E vedete quanto può pesare una chiamata sbagliata di questo tipo. Quello di prima è uno strike clamoroso, Steven Wilson giustamente ancora non ci crede, e da un possibile strikeout o comunque un'eliminazione più semplice siamo arrivati a subire un fuoricampo da due punti. 3-1 Tigers, primo della stagione ovviamente per Cary Carpenter in questo opening day, che fa già capire però che tipo di stagione sarà con i White Sox, ovvero di tanta sofferenza e poche vittorie. Quelle che ci saranno probabilmente saranno sudate in una Zero to Hero Challenge che, va detto, avrà due stagioni di tempo nella modalità March to October, ma avremo modo di parlarne nel corso della serie. Questo è proprio l'episodio introduttivo, ma che comunque regala tanto gameplay, a cominciare dall'ingresso di Jason Foley sul 3-1 per i Detroit Tigers. Siamo nella parte bassa del nono, Foley va per salvare la partita. In battuta per i Chicago White Sox c'è Luis Robert Jr., che sarebbe l'unico forte di questa squadra, un giocatore veramente di un'altra scala quando sta bene. Lancio di Foley, giro di mazza di Robert, attenzione perché questa è lunga, attenzione perché questa è fuori, e attenzione perché c'è speranza per i Chicago White Sox con un super fuoricampo della macchina. Luis Robert Jr., 3-2 per i Chicago White Sox, palla spedita veramente in un'altra galassia a 418 piedi di distanza. Luis Robert che la prende poco, va detto, ma quando la prende è decisivo, uno dei giocatori più forti di quello che resta di Chicago White Sox. Si iscrive alla festa, 3-2 per i Detroit Tigers. Al primo lancio di Jason Foley subisce il fuoricampo e Robert non si fa pregare in questo lancio in mezzo al piatto. Impatto perfetto del cubano, 3-2 per i Tigers. Per i Chicago White Sox intanto c'è alla battuta Andrew Vaughn, sempre Foley ovviamente sul monte di lancio. Impatto di Vaughn in campo opposto, palla profonda ma in foul di pochissimo. Attenzione perché Foley ha fatto due lanci in croce, ma entrambi in mezzo al piatto, lo stiamo veramente inquadrando bene. Lancio su, zero ball, uno strike da parte di Foley, giro di mazza di Vaughn, attenzione perché anche questa è profonda, e attenzione perché parliamo di pareggio incredibile a Chicago, Illinois, back to back home run per i White Sox, che con due giri di mazza pareggiano i conti. Andrew Vaughn, clamoroso davvero, avevamo fatto una fatica terribile fino a questo momento, è bastato il closer dei Tigers che ha tirato tre meloni in mezzo al piatto per rimettere tutto a posto, tre pari in un amen. E attenzione perché una partita che sembrava persa potrebbe avere speranza anche per questi White Sox, che sono, ripeto, tutto fuorché una squadra, ma una cozzaglia di giocatori non ben definita. Ma intanto qui abbiamo
un giro di mazzi importantissimo di Andrew Vaughn, back to back home runs per i White Sox, pari al Granted Right Field. La mattanza prosegue però, due uomini in base, due out. È cambiato il lanciatore però intanto per i Tigers, c'è Will West, Martin Maldonado impatta anche qui un altro gran lancio in mezzo al piatto, ma arriva una presa sensazionale da parte dell'esterno sinistro dei Tigers e quindi si va agli extra inning e di conseguenza da una possibile vittoria al 4-3 White Sox si va al 4-3 dei Tigers, perché su questa sacrifice fly di Giovanni Urshela segna Detroit il punto del 4-3 con Dominic Leone sul monte di lancio per i White Sox. Una partita che ha un'ultima chance sempre con Luis Robert, che ha fatto fuori campo prima, sempre contro Will West. Lancio di West, giro a vuoto di Robert, ball game al Granted Right Field di Chicago, Illinois. Con una sofferenza più del previsto, i Tigers vincono la prima partita della stagione, i White Sox falliscono l'opening day e abbiamo subito un momentum negativo in una modalità che appunto è la March to October, dove prendiamo i momenti saliti di ogni stagione di ogni squadra MLB, in questo caso dei White Sox, e li giocheremo praticamente tutti per in questo caso provare a farli vincere, anche se la base, va detto, per questi White Sox è veramente disastrosa. La simulata ci porta in una partita sempre all'interno dell'American League Central contro i Kansas City Royals, siamo 0-0 e siamo al Kauffman Stadium. Con le immagini siamo direttamente al decimo inning perché non è successo niente nei regolamentari. Kevin Sheets impatta questo lancio, palla in diamante, però il diamante di Kansas City gira per il doppio gioco che si completa e di conseguenza non entra nessun punto per Chicago, nonostante la regola del corridore fantasma in seconda base. E allora è Kansas City che ha la chance di chiudere il discorso. Base per ball concessa a Kyle Isbell da parte di Dominic Leone. Bisogna intervenire evidentemente nel reparto bullpen e così si è. Arriva Tanner Banks, che non ha figurato benissimo, va detto, nelle partite simulate. Nella partita giocata invece riesce a fare il lancio che permette a Johan Moncada di chiudere il frame. Siamo sempre 0-0 e si va nella parte alta dell'undicesimo inning, il secondo inning supplementare. Nick Anderson va sul monte di lancio per i Royals. Paul DeJong impatta questa palla che è lunga, è profonda, tenta il recupero Kyle Isbell e ci riesce. Che difesa sensazionale da parte di Isbell, che salva letteralmente un punto per i White Sox, che però comunque riescono a impattare anche la parte bassa dell'undicesimo con l'assistenza da Moncada a Vaughn. 0-0, il che significa terzo inning supplementare. Parte alta del dodicesimo, abbiamo Andrew Benintendi nel box di battuta, l'ex giocatore dei Boston Red Sox, che impatta questa palla sempre di Nick Anderson. Palla lunga a scavalcare l'esterno destro, corrono i giocatori dei White Sox sulle basi e incredibilmente i White Sox hanno segnato un punto. Vantaggio per la formazione dell'Illinois, che adesso presenta il giocatore della nazionale italiana Nicky Lopez, che batte in campo opposto, palla che cade ed è valida, corre Andrew Benintendi a casa per segnare il punto del 2-0. È bastato il giro di mazze di Benintendi per sporcare tutti i Chicago White Sox. 2-0 per la formazione che controlliamo noi, che sarà grande protagonista, speriamo, di una serie su due stagioni con una modalità che vede qualche variazione rispetto allo scorso anno. Ma intanto al presente Andrew Vaughn, altra palla lunga e profonda che sbatte contro il muro, è un doppio per Vaughn, 3-0 per i Chicago White Sox. Segna Nicky Lopez nella parte alta del dodicesimo. Incredibilmente i Chicago White Sox rispondono presente dopo 12 inning di sofferenza e dunque è tempo per incontrare il closer della nostra squadra, il grande veterano John Brebbia, che però ha una brutta situazione, due uomini in base, corridore agli angoli, giro di mazza da parte di Adam Frazier che passa oltre gli interni, è valida per i Royals che vanno sul tabellone 3-1 nella parte bassa del dodicesimo. Sempre due out, sempre due uomini in base. John Brebbia con il lancio contro Kyle Isbell che impatta in diamante. De Jong assiste in prima, ball game! Prima vittoria di questa Zero to Hero Challenge per i White Sox, che dunque pareggiano la serie al Kauffman Stadium in una modalità che però vedrà tanti momenti di questo tipo, in una modalità che però adesso entra nel vivo, perché la March to October, protagonista della Zero to Hero Challenge, ci permette di
intervenire sul mercato, rifondare totalmente una squadra giocando nella stagione corrente tutti i momenti salienti. Vedete però i White Sox come sono messi, dopotutto sono stati la peggiore squadra della Lega, abbiamo praticamente l'ultima posizione ovunque, tranne che in qualche reparto qua e là, l'unica che fa eccezione è l'esterno centro, ma perché c'è Luis Robert, per il resto tra lanciatori partenti, ricevitori, lanciatori di rilievo, closer, insomma facciamo veramente cagare, diciamola seriamente, e di conseguenza in queste due stagioni di modalità sarà importantissimo fare scouting, fare mercato e prendere giocatori da una parte, mi auguro, giovani di prospettiva, corroborati da qualche veterano che possano contribuire evidentemente alla marcia e alla risalita di questi Chicago White Sox, che nella storia è stata una squadra anche molto forte. Hanno vinto anche tre titoli nella storia, l'ultimo nel 2005 4-0 contro gli Houston Astros. Nel presente siamo al Progressive Field di Cleveland, Ohio, e c'è però una grande missione con uno dei pochi lanciatori buoni dei White Sox, ovvero Garrett Crochet, che è in no hit per il momento. Siamo nella parte bassa del settimo, arriva il giro di mazza di Andrés Giménez, che viene eliminato in prima, e questa no hit sembra più vicina. Mancano pochi out al compimento, anche se Crochet non ha tanta energia al riguardo. Qui intanto arriva uno strikeout su José Ramírez, la superstar dei Cleveland Guardians. 14esimo strikeout di Crochet nella parte bassa del settimo. The next one is David Fry, che alza però un poppone che ha una presa molto facile dell'interbase dei Chicago White Sox. Si chiude il settimo e Crochet è ancora il no-hitter. Crochet rimane sul monte di lancio anche nell'ottavo contro Bo Naylor, capponeggiato malissimo in una partita che i White Sox stanno dominando 9-0. 15esimo strikeout per Crochet. Il partitore dopo è Brian Rocchio, che impatta questa palla in diamante. Moncada assiste per Andrew Vaughn, seconda eliminazione, siamo in no hit per 7 inning e 2 terzi. Gabriel Arias è il prossimo battitore, lancio di Crochet, Arias però la impatta, palla che passa nel buco tra seconda e interbase, e di conseguenza la no hit finisce qui, in una partita comunque che i White Sox hanno dominato. Peccato, perché poteva essere un boost di fiducia tanto importante, una partita però che i White Sox vinceranno agilmente 9-0, e questo che vediamo è l'ultimo out. Andrés Giménez alza questo pop, presa al volo. Ball game al Progressive Field di Cleveland, Ohio. I White Sox salutano il primo episodio di questa Zero to Hero Challenge con una grande vittoria, 9-0 shutout con una valida sola. Questo era solo l'episodio numero 1, ogni mercoledì ce ne sarà uno nuovo, vi aspetto per vedere le magiche avventure di questi White Sox.